La vita privata di Fabrizio Frizzi. Fabrizio Frizzi è stato un conduttore particolarmente amato dalla televisione italiana, conosciuto per la sua gentilezza e la capacità di rimanere lontano dagli scandali. Durante la sua vita, come affermato dallo stesso presentatore, ha avuto anche dei lati nascosti, in particolare per quel che riguarda la fine del suo matrimonio con Rita Dalla Chiesa, nota figura del programma Forum. Sebbene non ci siano mai state conferme definitive riguardo a un'altra donna nella vita di Frizzi, si è vociferato di una possibile relazione extraconiugale con una cantante famosa negli anni 90. La persona in questione sarebbe Graziella De Bonis, corista che ha collaborato con numerosi artisti in quel periodo. Relazione presunta con Graziella De Bonis. Secondo diverse fonti dell'epoca, il rapporto tra Frizzi e De Bonis avrebbe trascorso oltre la sfera professionale, tanto da alimentare il gossip su una presunta relazione clandestina mentre Fabrizio era ancora con Rita. È fondamentale sottolineare che né Frizzi né De Bonis hanno mai confermato questo legame al pubblico, e pertanto si utilizza il condizionale quando si discute di tale questione. La testata Yakitè ha riferito che Graziella sarebbe stata una figura significativa nella vita del conduttore. Ambientato a Cosenza negli anni 90, il loro legame si sarebbe sviluppato in un contesto di vivaci locali notturni. Fabrizio, descritto come il bravo ragazzo, sarebbe rimasto colpito dalla bellezza e dalla vivacità di Graziella. Questa storia, durata anni, ha coinvolto anche i fan che cercavano di avvicinarsi alla famiglia della presunta amante per scattare fotografie con il conduttore, ma il loro rapporto si è concluso quando Frizzi si è innamorato di Carlotta Mantovan. Il presente di Graziella De Bonis. Col passare del tempo, il nome di Graziella De Bonis è gradualmente sparito dall'attenzione mediatica. Attualmente, vive lontano dai riflettori e ha scelto di mantenere un profilo basso, dedicandosi a attività più distanti dal mondo della televisione. Nonostante il suo passato, non sembra aver intrapreso una carriera pubblica di grande visibilità. Negli ultimi anni, è stata ascoltata come testimone nel processo riguardante la morte del calciatore del Cosenza Domenico Bergamini. Un matrimonio complesso. Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa si erano sposati nel 1992, dopo essersi conosciuti 10 anni prima negli studi Rai. La loro unione è terminata nel 1998, e entrambi non hanno mai rivelato pubblicamente le motivazioni dietro la separazione, benché si siano diffusi sospetti riguardanti un tradimento. Graziella De Bonis è stata frequentemente citata in questo contesto. Rita Dalla Chiesa, che ha sempre parlato con rispetto di Frizzi anche dopo la separazione, ha recentemente lasciato intendere che ci furono problematiche private che contribuirono alla cessazione del loro rapporto. Ha affermato di non avergli perdonato un tradimento durante un'intervista in Storie di donne al bivio, mantenendo una postura dignitosa soprattutto dopo la morte prematura dell'ex marito nel 2018. Nonostante l'assenza di conferme ufficiali, la presunta relazione tra Graziella De Bonis e Fabrizio Frizzi rimane uno degli aspetti più discussi della vita personale del celebre conduttore, e la verità completa su questo episodio probabilmente non verrà mai rivelata.